In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti». Nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Un'ora che non immaginiamo. Per adesso mi viene in mente l'ora della notte scorsa, quando come un ladro è arrivato il terremoto portando via affetti umani e materiali. Oggi allora volentieri faccio parlare Papa Francesco, che alla GMG durante la Via Crucis ai giovani ha provato a rispondere a questa domanda: dov'è Dio quando muoiono degli innocenti? Dov'è Dio quando persone innocenti muoiono a causa della violenza, del terrorismo, delle guerre? Dov'è Dio quando malattie spietate rompono legami di vita e di affetto? O quando i bambini vengono sfruttati, umiliati e anch'essi soffrono a causa di gravi patologie? Dov'è Dio di fronte all'inquietudine dei dubbiosi e degli afflitti nell'anima? Esistono domande per le quali non ci sono risposte umane. Possiamo solo guardare a Gesù e domandare a Lui. E la risposta di Gesù è questa: Dio è in loro. Gesù è in loro. Soffre in loro, profondamente identificato con ciascuno. Egli è così unito ad essi, quasi, quasi da formare un solo corpo. Gesù stesso ha scelto di identificarsi in questi nostri fratelli e sorelle provati dal dolore e dalle angosce, accettando di percorrere la via dolorosa verso il Calvario. Egli, morendo in croce, si consegna nelle mani del Padre e porta su di sé e in sé, con amore che si dona, le piaghe fisiche, morali e spirituali dell'umanità intera. Abbracciando il legno della croce, Gesù abbraccia la nudità e la fame, la sete e la solitudine, il dolore e la morte degli uomini e delle donne di tutti i tempi.